Il mosasauro, un gigantesco predatore marino che si aggirava nei mari del Cretaceo, probabilmente tra i vertici della catena alimentare del suo tempo, definito addirittura da alcuni come il T-Rex degli oceani. Divenuto famoso anche grazie al film Jurassic World, questo enorme animale ha suscitato un grande interesse nella storia della paleontologia e rappresenta uno degli animali marini del passato più iconici in assoluto. Il Mosasaurus fu un rettile marino che visse nel Cretaceo superiore circa 70 milioni di anni fa, in Europa occidentale, in Marocco e in Nord America. Da come si può ben dedurre dal nome, appartiene al gruppo dei Mosasauridi, il quale attualmente comprende 5 specie. La specie tipo Mosasaurus hoffmanni, Mosasaurus missourensis, Mosasaurus conodon, Mosasaurus lemonieri e Mosasaurus beogwei. Per specie tipo si intende un esemplare di un determinato taxon sul quale si è realizzata la descrizione di questo, e il cui nome convalida la descrizione del gruppo di appartenenza, come nel caso appena citato. E tra questi noi andremo a parlare proprio della specie tipo, ovvero Mosasaurus hoffmanni. Per questione di praticità mi limiterò a dire solamente Mosasaurus, anziché il nome completo. Ci tenevo a farvelo sapere. Da dove deriva il termine Mosasaurus hoffmanni? Beh, innanzitutto bisogna dire che Mosasaurus significa lucertola del fiume Mosa. Il Mosa è un fiume che attraversa la città olandese dove venne rinvenuto il cranio olotipo, cioè San Petersburg. Per olotipo ci si riferisce all'esemplare su cui ci si basa per la descrizione di una specie. Il termine Hoffmann, invece, si riferisce al nome del fisico militare tedesco Johann Leoman Hoffmann, scopritore dell'olotipo, appunto. Il Mosasaurus fu il primo genere del suo gruppo di mosasauridi ad essere scoperto e studiato. Il primo fossile dell'animale venne trovato nel 1764 in una cava di gesso a San Petersburg, una collina nei pressi di Maastricht, Paesi Bassi. Il reperto fu regalato al Museo Teylers nel 1784 da Martinus van Marum, direttore del museo, che descrisse l'esemplare nel 1794, affermando che il cranio appartenesse ad un grosso cetaceo. In seguito, tra il 1770 e il 1774, venne scoperto e recuperato nel medesimo luogo un secondo cranio parziale, il quale venne descritto da un medico locale in pensione dell'esercito tedesco-olandese, Johann Leonhard Hoffmann, che sostenne si trattasse di un coccodrillo. Tale ipotesi venne convalidata nel 1808 da Georges Cuvier, fondatore del catastrofismo, teoria secondo cui la Terra, nel corso del tempo, sarebbe stata interessata a terribili eventi geologici di breve durata. Nel 1854, il biologo tedesco Hermann Schlegel ipotizzò che il Mosasaurus fosse dotato di pinne anziché di zampe da rettile, come si credeva precedentemente. Recentemente sono stati rinvenuti altri fossili di Mosasaurus. Nel 2009 sono stati rinvenuti frammenti di pelle ben conservati dell'animale e grazie a questi dati si è venuti a conoscenza che la pelle del Mosasaurus fosse costituita da scaglie carenate, molto simili a quelle dei varani odierni. Queste scaglie facevano in modo che la luce del sole non venisse riflessa su di esse e ciò quindi rappresenta un buon vantaggio nella caccia, in quanto il Mosasaurus era un predatore d'agguato. Inoltre, sono state rinvenute anche scaglie lisce sul ventre. Nel 2012 sono stati scoperti un cranio e dei denti risalenti al Cretaceo superiore, nella stessa località dove venne rinvenuto il primo fossile. E nel 2015, nel Sud Dakota, è stato trovato un grosso teschio, prima testimonianza della presenza del Mosasaurus anche in Nord America. I resti dell'animale sono stati rinvenuti in tutto il mondo, anche in Italia. Ciò è successo nel 2010 in una cava di Rimini, divenendo quindi i resti del più grande rettile fossile mai rinvenuti finora nel nostro paese.
il cranio del bestione in questione, è possibile andarlo a vedere al Museo di Bologna. Gli antenati dei mosasauri erano lucertole che col tempo si adattarono sempre di più ad una vita acquatica. Le zampe divennero pinne, la coda assunse una forma meglio specializzata nel movimento in acqua, le narici si posizionarono nella parte sopra il muso per fare in modo che l'animale potesse respirare quando la sua testa si trovava a velo d'acqua. Il Mosasaurus fu uno tra i più grandi membri dei Mosasauridi, potendo raggiungere una lunghezza di circa 17 metri. Le sue pinne anteriori erano più lunghe e robuste di quelle posteriori, ed era dotato di un grosso e robusto cranio dotato di una mandibola ben collegata ad esso. Era dotato di grandi occhi, ma nonostante ciò la sua vista era poco sviluppata, così come il suo olfatto. Per cui è probabile che il Mosasaurus preferisse rimanere vicino alla superficie dell'acqua, dove era più facile trovare il cibo, che era costituito da tartarughe, ammoniti, plesiosauri, rettili marini dotati di un lungo collo, e piccoli mosasauridi. Il cranio terminava gradualmente in una punta conica e le mascelle erano dotate di grandi denti conici. Sul palato superiore vi era una seconda fila di denti, utile per tenere salda la preda. Le pinne presentavano una morfologia simile a quella dei moderni cetacei. Esse infatti erano sostenute da 5 dita nelle zampe anteriori e da 4 in quelle posteriori, unite tra loro a formare un'unica pinna. Il suo movimento, pur trattandosi di un rettile marino, non era serpeggiante, ma si concentrava per lo più sul movimento orizzontale della coda. La coda era forte e robusta e garantiva all'animale un notevole movimento, nonostante le dimensioni del rettile. Studi recenti hanno dimostrato che la lingua del Mosasaurus fosse simile a quella dei serpenti, dotata quindi di una diramazione, e svolgeva pertanto una funzione analoga, ovvero captare molecole dall'ambiente quando la lingua si trovava fuori, e una volta retratta, questa entrava nei fori di un organo, detto organo di Jacobson. Tali fori si trovano sul palato e sono collegati al sistema olfattivo. Il Mosasaurus probabilmente era tra i predatori all'apice della catena alimentare del suo ambiente, date le sue dimensioni ragguardevoli. Il suo menù era molto vasto e comprendeva animali quali ammonidi, cefalopodi ed altri rettili marini. Sulle mascelle del Mosasaurus sono state rinvenute numerose ferite, suggerendo che questo animale conducesse uno stile di vita violento, combattendo spesso con i propri simili. Nonostante la sua forza, tuttavia, anche il rettile marino in questione doveva competere con altri predatori, come l'ainosauro, un rettile marino mosasauride dalla particolare conformazione del muso. In un esemplare di grosse dimensioni di Mosasaurus, il cranio risultava fracassato, e probabilmente l'aggressore era proprio un ainosauro. La sua estinzione fu dovuta alla caduta di un meteorite 66 milioni di anni fa, che portò all'estinzione di gran parte delle specie che popolavano la Terra a quel tempo. Il Mosasaurus divenne famoso soprattutto grazie al franchise di Jurassic Park. Infatti, lo abbiamo visto nel film Jurassic World 1, dove l'animale è tenuto in un parco come attrazione e lo vediamo mangiare uno squalo morto. E lo vediamo pure nella scena finale, dove, spoiler incredibile, ma non credo sia spoiler perché questo film l'ha visto pure mia nonna, il rettile marino fa fuori l'Indominus Rex. Compare pure in Jurassic World il Regno Distrutto, e lo rivedremo in scena anche in Jurassic World Dominion. Così come con gran parte degli animali della saga giurassica, il Mosasaurus è stato rappresentato con dimensioni superiori rispetto a quelle che aveva veramente, per rendere il lucertolone più appariscente. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui. Grazie a tutti per la visione e noi ci vediamo in un prossimo video.